Cari amici, bentrovati. Oggi vi vado a presentare una fisarmonica seminuova. Una fisarmonica Dino Baffetti. È una 37-120. 37 tasti dalla parte del canto e 120 bassi. La fisarmonica ha il musette. Troviamo 11 registri dalla parte del canto e 3 registri dalla parte dei bassi. Ecco i registri dalla parte dei bassi. I bassi in madreperla bianco e i tasti del canto ugualmente madreperla bianco. La fisarmonica è maneggevole perché pur avendo una tastiera da 96 bassi, in realtà ne ha 120, quindi abbiamo un peso di solamente 9,9 kg. Vediamo insieme le misure. La larghezza del tasto è di 20 mm, ha una misura della tastiera di 45 cm, esternamente 48 cm, una profondità di 20 cm e un'altezza di 40 cm. Una cosa molto importante. La fisarmonica è amplificata sia dalla parte del canto che dalla parte dei bassi, come potete vedere dai potenziometri, qua 1 e 2. La fisarmonica è immacolata, non ha nessun segno di usura, come vi ho detto è seminuova. Nella parte posteriore troviamo un cuscino molto morbido. La chiusura del mantice velluto e cuoio, il manale tutto cuoio con la scritta Dino Baffetti nella parte esterna. Sentiamo il suono di questa fisarmonica partendo dal registro master. Fisarmonica è in quarta e quinta. Sentiamo adesso il bandon. Thank you.
mettiamo i bassi partendo dal registro master centrale. Superiore. Inferiore. Troviamo l'accordo maggiore, minore, settima dominante, settima diminuita e la fila dei contrabbassi.